Buonasera, siamo all'Amiata Piano Festival con Corrado Augias e il maestro Giuseppe Fausto Modugno. Questa sera assisteremo a La vera storia di Traviata. Perché la vera storia? La vera storia perché l'opera è l'opera, un capolavoro, ma dietro l'opera c'è un romanzo e dietro il romanzo c'è una vicenda di vita vissuta che da Alexandre Dumas, il figlio dell'altro Alexandre Dumas, e che è la storia di una ragazza che arriva a Parigi a 16 anni, si mette a fare il mestiere, eccetera, eccetera, e poi a 23 anni muore. E su questa vicenda così dolorosa e romantica, prima Alexandre Dumas ha fatto il romanzo, poi Verdi ha fatto quello che ha fatto. Dunque noi racconteremo la vera storia, partendo dalla vera storia per arrivare fino alla trasfigurazione musicale, e qui entra in ballo il maestro Modugno, che si occupa di descrivere al pianoforte alcune caratteristiche del linguaggio musicale verdiano, visto che siamo anche nell'anno di Verdi. Parla nell'anno bicentenario della nascita, meglio precisare, perché non si ricorda. E quindi noi celebriamo in questo modo, parlando anche tra di noi, io e Corrado, con le nostre curiosità, lui con le sue, io con le mie, sia sul campo letterario, storico, sul campo musicale. E poi c'è qualche proiezione di qualche frammento, qualche momento importante di Traviata, sul quale noi ci siamo un pochino soffermati dal punto di vista narrativo, compositivo, strutturale, perché il bello del maestro Modugno, che io amo professionalmente, è che lui è capace di suonare come suona, da concertista, raccontando quello che suona e unendolo all'interpretazione, che è una cosa che al mondo credo che siano 7-8 che lo sanno fare. Questa è una delle opere più popolari di Verdi, più conosciute, più note, più amate al grande pubblico. Probabilmente tutta l'opera verdiana gode proprio di questa popolarità. Quali sono gli elementi sia testuali che musicali che secondo voi, da due punti di vista diciamo differenti, da una parte lo scrittore, lo studioso, dall'altro il pianista, il musicista, studioso di musica, quali sono stati gli elementi di forza che hanno fatto sì che la musica di Giuseppe Verdi acquisisse questa forza? Beh, intanto bisogna dire che Traviata fa parte della famosa trilogia popolare insieme a Trovatore e Rigoletto, che è il culmine, siamo alla fine degli anni 40, che è il culmine di quella fase dell'arte verdiana. Poi ne arriveranno altre, arriveremo alle ultime grandiose composizioni, a chiudere col Falstaff, eccetera. Però di quella fase dell'arte verdiana le tre opere popolari, la trilogia popolare, sono le più note e le meglio riuscite, quelle che vanno al picco, al centro, proprio al centro della sua vena compositiva creativa. Primo. Secondo, non ci dimentichiamo che la storia di Traviata, quando venne messa in, prima raccontata, poi messa in scena a teatro a Parigi, poi messa in scena in musica in Italia e dappertutto, era una storia contemporanea, come se oggi raccontassimo più o meno la storia delle escort che andavano a rallegrare le serate di qualche ricco signore. E siamo più o meno a quel livello, e difatti, e qui ripasso la palla al maestro Modugno, quando lui analizza per esempio l'aria del Brindisi e tutta l'aria del primo, le aree del primo atto e l'atmosfera musicale che Verdi crea, densa di volgarità di quelle arie, voluta volgarità, perché lui racconta un ambiente di prostitute d'alto bordo e di signori che a quelle si accompagnavano. Il mio compito poi durante la serata sarà quello di vedere come sia possibile con la musica parlare con il linguaggio musicale delle cose che ha detto Corrado fino adesso, e quindi la volgarità da un lato, dall'altro la nobiltà dell'animo di Traviata, sono tutte cose che Verdi riesce a tratteggiare in un momento molto particolare della sua esistenza e trova un nuovo linguaggio. Questo è
per me il successo di Traviata nell'ambito dell'Ottocento e anche nell'ambito della produzione musicale verdiana. Cioè trovo un linguaggio che in quel momento diventa una miscela esplosiva di concisione da un lato, quindi di estrema efficacia, e questa è la novità proprio verdiana dal punto di vista della musica romantica, e dall'altro non rinuncia mai con il linguaggio ad andare più a fondo nel mondo dei sentimenti e dell'anima di Traviata, che emerge in qualche maniera per la sua nobiltà, per la sua ricchezza e per la sua verità rispetto alla falsità e alla leggerezza di tutto quello che circonda. In questi aspetti, secondo me, ci sono alcuni dei segreti del grande successo che Traviata ha avuto da quando ha cominciato a essere rappresentata ai giorni nostri. Va bene, vi ringrazio allora e aspettiamo con ansia di assistere a questa performance che fra pochi minuti sarà qui alla Miata Piano Festival. Grazie mille. Teniamo le dita incrociate, come si suol dire, e speriamo bene. Grazie.